Confartigianato Imprese Sassari, in via Alghero 30, telefono 079 280698. Confidi Finart, dal 1987 diamo credito alle tue idee. Telefono 079 271280. È ormai innegabile che Sassari sia la città della Sardegna con il maggior numero di contagi per Covid-19. L'ultima città dell'isola a registrare casi positivi è oggi il centro in cui occorre aggiornare i numeri ora per ora. La situazione più grave si è registrata nel reparto cardiologia del Santissima Annunziata, dove è stata operata prima di essere trasferita a malattie infettive la prima vittima sarda, ancor prima dell'imprenditore cagliaritano, primo contagio in Sardegna. Per 78 ore la situazione nel reparto blindato, con un numero imprecisato di medici, infermieri e operatori sanitari, è stata veramente da incubo. All'esterno sono arrivati messaggi telefonici e video drammatici di persone costrette a lavorare in condizioni di stress e stanchezza e allo stesso tempo assistere gli ultimi pazienti ancora ricoverati, allo stremo anche da un punto di vista psicologico. Solo in tarda mattinata è arrivata la notizia secondo la quale pazienti e medici avrebbero potuto lasciare il reparto, grazie all'intervento della procura. Pochi degenti rimasti sarebbero stati trasferiti al quarto piano, parte del personale mandato in quarantena nei propri domicili, gli altri hanno seguito i pazienti. E da quello stesso reparto il virus si era trasferito in quello cardiologico di Lanusei, con il quale si è sempre avuto un rapporto di collaborazione strettissimo. Il risultato è che anche il reparto Gliastrino è stato chiuso, con il personale sanitario che ora è in attesa di conoscere i risultati dei tamponi faringei. Ad Alghero, dopo l'allestimento in tempi record della tenda del pre-triage di domenica davanti all'ospedale civile, si attendono i risultati per altri 3 presunti casi, tra questi una turista americana in ferie nella città catalana che è arrivata al pronto soccorso in seguito a una caduta. Nel frattempo si è dovuto nuovamente chiudere il pronto soccorso algherese appena riaperto per sanificare i locali. Il consiglio è quello di non uscire di casa, di fare massima attenzione anche nel proprio domicilio per evitare di recarsi nelle strutture ospedaliere. Bisogna agire contro il coronavirus. Nicola Addis, presidente dell'Ordine dei Medici di Sassari, si rivolge alle istituzioni perché tutelino cittadini e personale sanitario sardi. Il suo è un appello che accompagna una radiografia impietosa dello stato del sistema sanitario nazionale. Medici, infermieri, operatori privi dei dispositivi di protezione individuale, carenza delle strutture salvavita e di posti nei reparti di rianimazione. A livello regionale, le fondamenta della rete ospedaliera cominciano a tremare dopo la crescita esponenziale dei contagi che, secondo l'ultimo bollettino di oggi, sono arrivati a 115 da nord a sud e con un aumento preoccupante di casi di positività registrati proprio a Sassari. Serve un'iniezione di personale che, a quanto sostiene Addis, verrà reclutato con contratti di collaborazione libero professionale a tempo, proposta però rispedita al mittente da alcuni aspiranti, visto che non è prevista una stabilizzazione futura del patto. A questo si aggiunge la grande preoccupazione per la salute di chi in Sardegna soffre di altre patologie e che è costretto a rinunciare, per mancanza di organico, a visite e screening prenotati da mesi. Ritardi diagnostici che potrebbero rivelarsi fatali nel caso della mancata prognosi di malattie gravi come quelle neoplastiche. Da qui l'appello del presidente dei medici a non lasciare indietro nessuno, pur dando la precedenza all'emergenza Covid-19. Aldo Meroni, fondatore e presidente della Casa della Fraterna Solidarietà, ben conosciuta a Sassari perché distribuisce dei pasti alle persone in difficoltà. Per una settimana la casa ha dovuto chiudere, adesso riapre. Quando e con quali precauzioni? Bene, grazie per la domanda. Noi chiaramente tutte le altre attività, dentiere, visite oculistiche ed altro non le possiamo fare per ovvi motivi. Noi cosa faremo? Apriremo da domani dalle 9.30 alle 11.15, anche se necessario. Per prudenza collocheremo i sacchetti contenenti non solo derrate alimentari ma anche sapone, detersivi, disinfettanti, pannolini per donne e bambini, carte igieniche ed altro ancora. Per evitare il contatto
Abbiamo anche pensato, in luogo di porgere i sacchetti, di sistemarli dentro carrelli da posizionare sull'uscio del grande cancello di ferro e che poi riempiremo prontamente all'alto del loro svuotamento, lasciando agli interessati il compito di prenderli, quindi contatti diretti no. Poi, eliminazione della fila, perché la fila è pericolosissima, abbiamo già un po' di mascherine, il grido di dolore che stiamo lanciando è se ne avete. Datecele, ci vogliono le bombole del gas, mentre per il cibo, per il vestito e per altre cose non vogliamo sapere niente, qua non vogliamo che qualcuno profitti e allora chiederemo anche che una copia dell'ISE ce lo mettano. Tantissime le persone che desiderano sentirsi utili in un momento così drammatico come quello che stiamo vivendo, offrendo solidarietà a chi è più bisognoso. Per questo il Comune di Sassari da oggi offre la possibilità di versare su un conto corrente intestato al Comune di Sassari, servizio di tesoreria, fondi a sostegno delle famiglie indigenti. Le cifre raccolte saranno immediatamente utilizzate per comprare beni di prima necessità. I versamenti potranno essere effettuati sul conto corrente IT52O 02008 17204 000 10 34 97493 e indicare nella causale emergenza coronavirus. La protezione civile comunale assiste ininterrottamente la parte più debole della popolazione, grazie anche alla collaborazione di numerose associazioni di volontariato e privati cittadini che a vario titolo offrono aiuto attraverso il numero verde 800-615-5125. Oltre ad accogliere le richieste di supporto della cittadinanza, fornisce informazioni su come affrontare l'emergenza sanitaria. Tutte le persone anziane che dovessero avere necessità potranno rivolgersi direttamente all'Auser di via Tintoretto allo 079 24 60 74 o al numero verde 800 99 59 88 dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì. La comunità di Sant'Egidio allo 079 200 80 24 dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 18.30 tutti i giorni della settimana. Il Comune di Sassari ricorda infine che, grazie all'Ordine degli Psicologi della Sardegna, è attivo tutti i giorni dalle 15 alle 19 un supporto telefonico al numero verde 800 197 500 e al 379 166 3230. Nuova Capolino, ama la tua casa. Vieni a visitarci su www.nuovacapolino.it. Cinema, una ragione di più per restare a casa, non quello delle sale cinematografiche, chiuse per decreto governativo, ma invece la settima arte diffusa online e gratuitamente dalla Biblioteca Comunale Sassarese con oltre 400 film. Per accedere non serve la tessera, nel caso che non la si abbia, ma una iscrizione da fare sul web con alcuni semplici passaggi. Il primo è registrarsi con una email inviata a prestitobiblioteca@comune.sassari.it che deve avere per oggetto registrazione media library online. Effettuato questo passaggio, vanno inseriti nel corpo del testo nome, cognome, il proprio indirizzo email e il numero barcode della tessera bibliotecaria. Se non si è in possesso di quest'ultimo elemento, verrà utilizzata l'email. Sarà fatta poi un'iscrizione temporanea, che diverrà definitiva, al momento delle riaperture delle biblioteche, con le modalità classiche di iscrizione ai servizi bibliotecari. In tempi di isolamento forzato tra le mura della propria abitazione, la Cineteca Comunale offre momenti di svago con un'ampia filmografia e titoli diretti dai maggiori registi nazionali e internazionali. Da ieri è disponibile un'altra iniziativa, Webinar,
sono seminari interattivi gratuiti sull'utilizzo della biblioteca digitale del sistema bibliotecario comunale. Domani partirà il secondo, come leggere i libri digitali. Street, azienda leader in Sardegna nel noleggio camion vela. Pubblicizza la tua azienda. Credito d'imposta fino al 75%. Progetta il tuo successo. Nuova gestione a Sassari, Bianco Candore. Lavasecco, tintoria, stireria, lavaggi di tutto ad acqua e a secco. Servizio gratuito di ritiro e consegna in città. Bianco Candore, Lavasecco, tintoria. Offerta lancio, tre trapunte e piumoni matrimoniali, anche piuma d'oca, lavati e stirati, 35 euro. Camicie lavate e stirate, a 2,50 euro ciascuna. Bianco Candore, via Zanfarino 13, Sassari. Telefono 377 38 66 849.